Ci siamo, la kermesse delle band anni 60 e 70 per amore della musica e della solidarietà, edizione 2017 è davvero alle porte. E allora, nei nostri studi, come ogni anno, per presentare insomma questa iniziativa, i quattro, anzi in questo caso i tre, che insomma Severino Baldi è assente giustificato, organizzatori, insomma ideatori di questa kermesse, per ecco, presentarla al pubblico. Io inizierei dall'ultimo, che è Giorgio Casini, per cercare insomma di capire intanto questa manifestazione, insomma, che edizione è questa? Ti raggiungo con il microfono. Aspetta. Ecco, siamo alla quarta edizione, naturalmente, come hai detto te, e quest'anno abbiamo delle novità, come tutti gli anni cerchiamo di migliorare questa manifestazione. La novità principale è che invece di farlo di sempre giovedì, come abbiamo fatto sempre, viene fatta di sabato quest'anno, perché noi ascoltiamo anche la gente. L'anno scorso abbiamo visto che verso le 11 andava via gente, nonostante ci fosse l'attrazione di Mal. Che era un po' scrivere che alle 11 andavo via. Dopo si è domandato, purtroppo c'è il lavoro, la mattina qualcuno entra alle 6 alle 5, hanno detto ma perché non cambiate? E allora abbiamo preso lo spunto e quest'anno proviamo a farla di sabato, sono sicuro che andrà meglio, c'è più tempo insomma anche per distendersi un po', I tranquillo. gruppi quest'anno sono di più, sono di meno? Ho visto qualche nuovo ingresso, qualche invece band ormai storica che è sempre stata presente alla kermesse. I gruppi sono più o meno gli stessi, ma la voglia è sempre nuova e quindi l'unica band, diciamo una new entry, è Chris e i Saratoga, e tra l'altro hanno fatto Sanremo. E quello che conta è il messaggio che si vuole dare. Intanto la musica deve essere vera e noi facciamo musica vera, cioè dal vivo, con strumenti, con il sudore, la fatica di chi vuole dare un contributo reale e sincero. Il messaggio che vogliamo dare, il secondo, è quello della solidarietà. Abbiamo bisogno che la gente capisca che una città è accogliente quando dona i talenti dei propri cittadini. I talenti, piccoli o grandi che siano, devono essere donati perché noi siamo fatti per elargire ciò che pensiamo abbiamo di buono, altrimenti siamo solo degli egoisti. Ecco, gli imprenditori, Carlo, sono vicini a, insomma, a questa manifestazione? Sì, sicuramente sì, abbiamo due main sponsor, uno AR e Estra, che veramente si sono stati presenti ufficialmente, ma c'è anche qualche altro concittadino che non opera qui ad Arezzo, ma ha il cuore amaranto e il cuore rossoverde, qualcheduno ha già intuito, che veramente ogni volta che abbiamo chiesto l'obolo ha corrisposto in maniera veramente egregia. L'ospite d'onore sarà Aleandro Baldi. Un ringraziamento a tutti coloro che vorranno venire, anche perché ci sarà a Teatro Tenda l'opportunità di. C'è la presenza dei cinghialai che con le loro leccordie praticamente aspettano la gente a degustare i prodotti ormai consueti. Grazie agli sponsor noi abbiamo degli oggetti preziosissimi che metteremo ormai nella collaudatissima lotteria. E quindi devono intervenire che con un euro possono vincere veramente degli oggetti del valore incommensurabile. Perfetto, quindi insomma tanti motivi insomma, per essere al Teatro Tenda sabato 27 maggio. Ringraziamo anche Severino Baldi, lo salutiamo attraverso la telecamera perché insomma era ed è tra i quattro ideatori di questa manifestazione e noi ci vediamo il 27 di maggio. Arrivederci.